Buonasera, per Cane Caccia TV siamo qui con il coach di Verdello. La partita è finita 72-64 per Dalmine, con un Verdello che ha direi dominato per buoni 25 minuti. Dopo c'è stato un break di Dalmine. Raccontaci un po' tu come hai visto la partita dal tuo punto di vista. Ma sono molto contento della partita che abbiamo fatto, perché insomma giocare qui a Dalmine contro questo Dalmine al completo con Toni Locatelli è veramente difficile. Noi siamo stati bravi i primi due quarti a tenere un ritmo piuttosto alto, che ci ha permesso di non soffrire la fisicità di Dalmine. Nel terzo quarto purtroppo abbiamo fatto fatica, perché loro, Dalmine, ha alzato decisamente il tono difensivo della partita e noi lì abbiamo fatto fatica e abbiamo corso molto meno, cosa che poi nel quarto quarto abbiamo ripreso a fare e siamo rimasti lì attaccati. Sicuramente il peso specifico di Dalmine e la qualità di Locatelli e Lodovici ci è costata parecchio. C'è il rammarico che abbiamo lasciato tantissimi tiri liberi sbagliati e quello, adesso non so la statistica giusta, però ne abbiamo sbagliati veramente troppi per una partita del genere. Per vincere qui non si può concedere niente, bisogna essere bravi in difesa, bravi in attacco e quando abbiamo i tiri liberi far canestro, se no veramente diventa difficoltoso. Comunque per 25 minuti sicuramente un Verdello decisamente superiore ad Dalmine. Io ho visto molto bene i giovani, ma non è una novità. Dammi due nomi che sono stati secondo te quelli che si sono distinti di più nella tua squadra. Ma allora la politica del Verdello è quella, in questi due anni qua mi è stato chiesto di cercare pian piano di inserire dentro i giovani. Noi pian piano li stiamo inserendo dentro per non bruciarli, per non fargli far fatica. Sicuramente sia Facchetti che Rotta Graziosi hanno interpretato benissimo la partita, hanno fatto quello che gli si è chiesto, sono stati decisi nel fare le cose sia in attacco che in difesa e questo è perfetto. Giavarini, che non è più giovane ma di fatto è il primo anno che è seniores, ha lottato alla pari con Papis, che voglio dire è un signor centro, e penso che questi siano veramente delle belle soddisfazioni. Il rammarico è non averla vinta, però insomma, nel totale della partita sono soddisfatto, sono contento. Mi dispiace per le piccolezze che abbiamo lasciato in giro e Dalmine, la grande squadra com'è, ci ha punito. Errore, canestro, tiro libero sbagliato, tiro di canestro subito, quindi è un po' rammarico quello. Però ripeto, la nostra scelta è quella di pian piano buttarli dentro sti giovani e sempre più ci stanno dando soddisfazione. Complimenti ancora, in bocca al lupo per le prossime. Grazie. E siamo qua adesso con coach Maffioletti di Dalmine, Kral Dalmine. È una partita molto sofferta per... Allora, mi ricordo un episodio al 25esimo, quindi 5 minuti dopo la ripresa. Sotto di 10 abbiamo fatto un parziale di 15-0, Dalmine e ha rimontato. È stata lì la chiave di volta e da chi è stata, diciamo... Propinata. Insomma. Ciao a tutti. Sicuramente Verdello, come l'è andata, ci ha dato un grandissimo fastidio, soprattutto nelle situazioni post-basso. E di contro sui loro attacchi, abbassando sempre spesso i quintetti, abbiamo fatto un po' fatica a contenerli, cosa che ha generato appunto il più 10, come dicevi, al 25esimo. Il parziale penso che si sia allargato un po' di più grazie a Taborelli, sicuramente in quel momento si è reso immarcabile, un Locatelli che sicuramente ha dato il là alla rimonta. Siamo arrivati su un più 10, forse un pochettino appagati, abbiamo rallentato un po' i ritmi, abbiamo fatto un po' più fatica, ma alla fine penso il maggior qualità tecnica sia uscita. Se non sbaglio è la sesta vittoria di fila di Dalmine, si profila adesso però a breve un calendario piuttosto difficile con parecchi scontri diretti e quasi tutti fuori casa. Come pensi di impostare queste partite? Sicuramente dici bene, calendario abbastanza proibitivo, a partire comunque dalla difficile trasferta di Cologno, campo sempre molto ostico. Sicuramente le successive dobbiamo avere il roster al completo, è la seconda settimana che lavoriamo con i nostri, diciamo, top player al completo.
un po' di fatica nel amalgamare determinate nuove situazioni, perché chiaramente ti abitui a giocare per 3 mesi senza, un po' più di fatica insomma c'è, però credo che un gran lavoro difensivo sia la chiave delle prossime partite. Grazie a coach Mafioletti, è tutto per Canicaccia TV. Grazie a voi, ciao.